Ciao, siamo i Files. Io ho un due. Su File. Oggi su File Filippo Neviani, in arte Neck, nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972 e subito si dà alla musica dall'età di 9 anni. Ad allora risalgono i primi approcci con la batteria e la chitarra, sulla scia della grande scuola emiliana di Vasco e Dalla. Ma di questo ve ne parlerà direttamente lui, Neck. Mi regalarono una chitarra quando avevo 9 anni e mi dissero: so che non vuoi andare a scuola, sappiamo che non ti piace studiare, così. Vai, se non ti piace te la pago io, mia zia mi disse, se non ti piace poi la pago io, è uguale, fai il primo giorno, se non ti piace sei libero di andare. Andai, entrai da questa porticina ai piedi di un condominio, c'era una volta il chitarrista di Caterina Caselli, oggi un insegnante che si chiama Lete Corbelli e che saluto, e mi insegnò a suonare la chitarra, mi piacque, rimasi lì per 2 anni e mezzo, imparai i rudimenti di questo strumento, cominciai a suonare con un gruppo che si chiamava Winchester, i pezzi di John Denver, eravamo in due. Poi fino all'88 con i Winchester, dopodiché la prima band di rock melodico si chiamava White Lady, con i miei amici che tutt'oggi vedo e incontro e ogni tanto suoniamo anche insieme. E cominciai a suonare il basso perché mancava un bassista e solo oggi mi sono avvicinato alla batteria ed ecco come sono diventato musicista. Filippo Neviani nel 1991 è secondo a Castrocaro, nel 1992 pubblica il primo album che si intitola semplicemente Neck, che sceglie come definitivo nomignolo d'arte. Nel 1993 è terzo a Sanremo Giovani con In Te, che diventerà il suo secondo album. Nel 1994 pubblica Calore Umano, il suo terzo album, ed arriva secondo al Festival Italiano di Mike Bongiorno con Angeli nel Ghetto. Nel 1996 nasce Lei, Gli Amici e Tutto il Resto, il primo album di Neck per una grossa etichetta discografica. Nel 1997 inizia la grande avventura di Neck all'estero, conquista 6 dischi di platino. Nel 1998 Neck entra in studio per il nuovo album, In Due, che viene pubblicato il 4 giugno 1998 in tutta Europa, America Latina e Giappone. Spiegarono subito che i canoni erano diversi da quelli che ci chiaramente sono il piano bar o comunque le feste, le sagre di paese, le feste di piazza. Bisogna fare i dischi, il disco ci deve essere la commercialità, devi vendere i dischi, sai, apri un tuo mercato, c'è un tuo nome. Rimasi spaesato subito, poi mi accorsi che è un mondo che ha delle sue regole, un mondo che ha i suoi tempi, un mondo che comunque alla fine necessitava anche la presenza di Neck, perché se sono qui vuol dire qualcuno sentiva il bisogno di ascoltarlo. Datore di regole più che colui che si segna sul taccuino che cosa bisogna fare, è pur sempre una regola di vita, per l'amor di Dio. Però insomma oggi dai, Neck lo conoscono più di 5 anni fa. Quindi partendo dalla regola del fatto che niente, nulla è mai scontato, faccio i dischi. È cambiato tutto, ma è cambiato tutto, vabbè, risvolti positivi, risvolti negativi, alcuni, insomma, i positivi sono che non tutti ti guardano come ti guardavano prima, sono tutti un po', non tutti, alcuni sono prevenuti nei tuoi confronti, quando mangi in un ristorante è come se tu avessi 6 orecchie, 20 occhi, 4 braccia, nello stesso tempo però è bello anche esserlo, con 6 orecchie e 4 braccia, hai capito? Perché comunque è qualcosa che hai voluto, che ho voluto, e però mica tutti sono capaci di poterlo provare, vivere il fatto di essere comunque considerato. Io fondamentalmente ho un carattere egocentrico, come più o meno tutti i miei colleghi. E chi fa musica ama l'egocentrismo di se stesso, e quel narcisismo credo positivo, il fatto di tenersi in considerazione, l'immagine comunque fa parte di questo mestiere, e sono contento che comunque le ragazzine o le ragazze, insomma il pubblico in generale, acclami, perché è la radice di questa attività. Della testa. Del resto è infatti vedi? Qualche riflesso, del resto non è cambiato, perché ho sempre avuto i capelli così. Forse sono diventato un po' più grande in senso fisico, nel senso che sono un po' più vecchio, perché insomma vedevo le foto di 5 anni fa e ero un po' più pischiellino.
adesso sono un po' più grande, anche perché da poco ho compiuto 27 anni, quindi il primo album mio, se capiterà di sentirlo, si chiama Neck, datato 1992, c'è addirittura un brano che si chiama Reggae Rock, che è il reggae rock, che è il genere che loro suonavano, e che parlava di quando ho cominciato a suonare in musica country fino a quando sono arrivato a fare il primo disco. Ti senti più Sting, ti senti più Neck, ti piace il paragone con Sting, basta, del resto fortunatamente le domande, l'argomento verte soprattutto su quello che faccio in realtà, perché comunque mi considerano come cantante, come personaggio. È un buonissimo rapporto quello con i Police, nel senso che ho sempre voluto vivere la frenesia di vederli in concerto, di vederli quando erano vivi, musicalmente parlando, e da loro ho imparato moltissimo, dallo stesso Sting ho imparato a suonare il basso. I Police mi hanno dato la possibilità di costruire la canzone, strofa, ponte e ritornello. Sono le tre parti fondamentali di una canzone. C'è la strofa, c'è quella parte che dà più energia e che va a sfociare poi nel ritornello che cantano tutti e si schiettano tutti. E diciamo che gli Yes, i Clash, i Van Halen, tutte queste rock band degli anni 80 hanno più o meno influenzato la mia musica. Adesso io sono molto più melodico rispetto a loro, però nei suoni le chitarre, le batterie sono molto legate a questo periodo, secondo me importantissimo per la musica, anche perché io nasco da lì. Quando nel 1992 uscivo con il primo disco, oggi lo reputo il primo disco che mi dà poco, perché comunque lo ricordo sempre con grande intensità, però è pur sempre il primo album, è pur sempre la prima esperienza, è pur sempre legata molto ai Police più di quanto non siano oggi gli album. Quindi dal punto di vista dell'ispirazione il sound è molto poliziano, molto. Oggi invece faccio la musica comunque che piace a me, una musica che ho cresciuto dentro e che sento di fare, che è un pop rock, con uno stile di suono abbastanza personale. Sono nato come chitarrista e poi mi sono adatto al basso, basso molto ritmico, molto essenziale, e batteria anche molto essenziale. Comunque sono i tre strumenti che preferisco e che suono. Molte volte di notte succedeva che mi mettevo a dormire, non riuscivo a dormire perché avevo una melodia in testa, mi rompeva alzarmi per andare a buttarla sul registratore, e invece questa idea mi continuava a girare nel cervello e dovevo alzarmi per buttarla giù. Sono venuti fuori alcuni pezzi del nuovo album. Se una mesità è venuto fuori, vabbè, una parte di sera e una parte durante il viaggio da Roma a Madrid, nell'aereo con il registratore, le volte che mi guardavano mi dicevano: questo qua è uno spionaggio, cioè è una spia, qualcosa, un poliziotto, una della CIA, che cazzo sta facendo? Questo Neck diventa uno dei maggiori prodotti di esportazione di musica italiana, entra in classifica al quinto posto dopo una sola settimana dalla pubblicazione in Spagna con Laura No Está. In Francia Laura non c'entra in top 20 e conquista il disco d'oro. In Germania l'album va al 18° posto in classifica e vende più di 100.000 copie. In Austria l'album conquista uno strepitoso secondo posto e il disco d'oro. In Svizzera l'album guadagna il disco di platino. In Portogallo l'album è disco d'argento. In Belgio Laura non c'è disco d'oro. In Svezia l'album è nella top 40. In Argentina l'album è disco d'oro. In Messico l'album è disco d'oro. In due viene pubblicato in Europa, America Latina e Giappone. È disco d'oro in Austria, Svezia e Argentina, disco di platino in Spagna e triplo disco di platino in Italia. Ma di tutto questo e di molto altro parleremo proprio con Neck subito dopo la... di Sanremo ha fatto partire tutto, perché nel 1997 fece il festival di Sanremo con Laura Non C'è e immediatamente dopo la Spagna fu la nazione che si interessò al mio materiale. Allora mi dissero: guarda, proviamo ad andare in Spagna perché c'è la possibilità di fare una buona cosa, a loro è piaciuto il prodotto, andiamo. Il pezzo in radio fece scaturire un grande successo, dopo neanche 15 giorni era già nei primi posti di classifica. Spagna ha richiamato l'America Latina, la Spagna ha richiamato la Francia, la Francia ha richiamato la Germania. È stato un effetto, un'onda d'urto tipo. Scandinavia fu una, dopo la Spagna, tra le prime regioni che visitai, totalmente fuori dal mondo, però fu una bella esperienza. E poi vabbè, l'America Latina, sono gli ultimi dati che abbiamo, l'America Latina che è un mercato buono anche per me, e speriamo adesso di partire con l'Asia, il Giappone e altri. Mi piaceva infatti l'inglese a scuola, uno tra
tra i pochi ai quali piaceva l'inglese e che aveva anche un discreto voto. E poi lo spagnolo, il fatto di cantarlo, di comunicare con la gente e di poi impararlo anche nella vita di tutti i giorni, quindi imparare a parlare nelle interviste, a comunicare con l'autista addirittura, mi ha fatto capire che si impara anche l'italiano, non solo la geografia, perché girando in aereo, insomma. Io avevo zero in geografia, adesso se potessi tornare a scuola avrei magari sei. Nek ha girato il mondo ed ha subito le più svariate influenze artistiche. Per la copertina del suo ultimo singolo, Se una regola c'è, ha scelto un quadro del giovane pittore emergente trapiantato a New York, Luca Bertà. È l'America. Quando si dice che l'America ce l'abbiamo qui, è vero. È bello comunque passare una settimana in un paese come l'America, che è un mondo totalmente a parte, con le sue stranezze, i suoi vantaggi e tante altre cose, perché vedi i paragoni proprio dopo la fine ora, non vedo l'ora di tornare a casa, quando parte l'aereo. E torni in Italia, perché sono le radici, come se, insomma, ci sono tanti americani che magari sono qui in Italia, qualcuno lo conosco, però volentieri a Natale, a Pasqua ritorna, perché vuole tornare a parlare inglese, vuole tornare a pensare da americano e tante cose, insomma. E, mi piace molto l'America Latina perché è grande, mi vengono in mente i film di Stanskiach, quando vedi le macchine passare, gli Chevrolet, quei grossi cilindrate di grossa stazza. Mi piace, in Europa mi è piaciuta molto l'Inghilterra, che è una nazione che volevo sempre visitare, Londra per esempio, che credo che sia una cosmopolita proprio come città, polietnica, e poi la Spagna, anche perché sono legata alla Spagna, visto che è stata la prima nazione che mi ha accolto in senso positivo. Sono uno che piace stare, al quale piace stare nel proprio paese, perché ho tutti gli affetti, tutto. E ho lasciato tutto lì perché mi piaceva l'idea di lasciare tutto lì. Perché mi piaceva la scuola, mi piace la città, mi piacciono le persone. E quando vado lì è come, insomma, se tornassi a essere coccolato dalle persone che mi. È un senso quasi protettivo. Incontro gli amici. Vado in qualche birreria, di cose semplici, un po' di sport, perché insomma vado nelle palestre dove conosco un po' di gente, le cose semplici che fa un ragazzo poi della mia età alla fine, niente di particolare. Quando vado solo ogni tanto vado su in campagna del trattore, quando c'è bel tempo. Ti dico, il trattore, queste cose qua, io lo comprai perché avendo una casa in campagna, i miei genitori comunque che hanno un rapporto con la terra, queste cose qui, avendo questa casa in campagna con questo grande appezzamento di terra, da piccolo è rimasta questa passione irrefrenabile per i trattori e le macchine agricole. Con i primi soldi che ho avuto me lo sono comprato, un po' faccio dei giri inutili, un po' lo uso per lavorare la terra, tagli la legna, porti via l'erba, insomma tutte le cose che servono per una buona manutenzione di una casa antica e basta, insomma. In due tour 1999, Nek parte per una lunghissima tournée che lo vedrà impegnato per ben 9 mesi. A gennaio sarà in Italia, a febbraio sarà ancora tra Italia e Germania. A marzo partirà per l'Austria e tra aprile e maggio parte il South American Tour che toccherà Santo Domingo, Porto Rico, Messico, Brasile, Argentina e Uruguay. A cavallo tra maggio e giugno sarà in tour in Spagna e alla fine di giugno in Svizzera, mentre tra giugno e luglio e settembre riprenderà il tour estivo in Italia. Il tour di Nek sarà assolutamente spettacolare, lo show infatti si avvale di ben 300 punti luce, di cui 250 motorizzati. Dello stesso tipo sono state le produzioni di Phil Collins, Michael Jackson e Claudio Baglioni. Radio, show televisivi, tante altre cose che comunque servono alla buona uscita di un disco, c'è l'esperienza che preferisco, l'esperienza live, che è quella dove meglio mi sento e dove meglio mi esprimo, diciamo, perché vedo la gente, vedo quanto ha lavorato questo album, perché mi rendo conto di tante cose, perché poi cresco anche e quindi non vedo l'ora di partire e di fare questi 9 mesi di bella botta internazionale. Comunque non è che sia fuori
dal 9 di gennaio ritorno in settembre. Ci sono tante cose da fare nel mezzo di questo periodo, che sono comunque ritornare in Italia, fare altre cose che sono comunque show televisive e altro, perché non è che io stacchi la spina col mondo o con l'Italia stessa. I concerti sono è la prima cosa, poi tutto il resto. Io credo che vi aspetterete innanzitutto una grande energia, che è sempre stata la cosa che ho voluto dare ai miei concerti. Ho la possibilità di avere una struttura molto più bella, molto più grande, delle luci anche originali e delle persone che tutte viaggiano sulla stessa intensità e sono tutti professionisti, e una cosa suonata dall'inizio alla fine, proprio artista e pubblico, pubblico artista, il 100% amalgamato tra i due, e credo un buon risultato si raggiunga. Un brano voce e batteria, supportato dalla band, tre brani basso e voce con la band e la chitarra per altri. Laura non c'è. Come sono sempre in aereo, e voi penserete che ormai dell'aereo sono tutti i componenti, tutte le parti elettriche, elettroniche. Un desiderio che ho nel profondo è quello di pilotarne uno, un bestione di quelli, o non dico un tornado perché non avrei le possibilità fisiche, però dai, uno di quei bestioni che si alzano anche automaticamente, tipo gli Alitalia 747, piacerebbe. Solo che farei fare due o tre vomitati ai passeggeri, perché girerei la cloche a destra e a sinistra, sai, tipo... Abituato al trattore. Lì sì. Con una sensibilità un po' diversa. Sì. Certo. La differenza sostanziale tra Lei e Mi Seduti il Resto, che era un libro aperto sulla mia vita privata e che non parlava solo di amori andati a finire male, situazioni passate per caso, amori di sfuggita, il parlare degli incidenti del sabato sera, i rapporti con l'alcol, quindi il disagio giovanile sulla droga, il fatto di bere dopo all'uscita delle discoteche. Qui si parla, ho voluto fare un disco un po' più soft, che comunque è più soft negli argomenti, ma un po' più duro in alcune parti melodiche, in alcune parti musicali. Lo reputo un album un po' più raffinato rispetto al precedente. La ragione è semplice ed è questa, creare la differenza tra il primo e il secondo disco e il fatto di rischiare un po' buttandosi su un argomento solo. È sempre stato il mio desiderio. E anche quest'oggi siamo giunti alla fine di questo episodio di Fai. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivere a www.vmfile.com, il sito internet creato da Libo Virtuale. Non dimenticate di scrivere le vostre domande per i prossimi intervistati, che saranno Placebo, Offspring e Blur. Ospite della prossima settimana, Lenny Kravitz. E mi raccomando, toglietemi questo nodo. Yeah.